Buonasera ai nostri amici che guardano i nostri video e buonasera anche a te, Salvatore. Anche a te, Francesco. Grazie. Allora, oggi affrontiamo un argomento abbastanza ampio, quindi avremo modo di interagire, nel senso che ti farò varie domande, perché è bene dare un po' di chiarimenti a certi argomenti. Esatto. Almeno così capiamo un pochettino. Un quadro più completo. Abbiamo un quadro più completo e una visione completa di tutto il discorso. Quindi ti chiedo: si può cambiare il nostro codice genetico? E soprattutto, se sì, quanto tempo occorrerebbe? Io ricordo che circa 40 anni fa una persona, un certo ingegnere come si chiama lui, per adesso non riesco a ricordare il cognome, un ingegnere del municipio, sì, è venuto con un infarto a dirmi: sono andato dal cardiologo e mi ha dato delle medicine per curarmi da questo infarto. Sì. E beh, non voglio prendere le medicine e voglio fare delle terapie naturali. Mi puoi aiutare? Allora io e mio fratello, che ci dedicavamo, gli abbiamo dato delle informazioni. Ora, siccome questa persona era abbastanza, diciamo così, non ricco, ma possidente, case, terreni, nessuno aveva voglia di abbandonare una cosa del genere per un infarto. Certo. E ha cominciato a fare le terapie naturali nel modo forse migliore possibile di chiunque altro avesse voluto fare una cosa del genere. E ci è riuscito. Oggi ha quasi più di 90 anni. Questo qua vive a Salaparuta, ci ho parlato ultimamente, e mi ha detto che dopo tantissimi anni, si chiama lui Agate come cognome, l'ingegnere Agate, mi ha detto che è venuto a Marsala, è andato da un medico e si è fatto fare tutte le analisi e tutti i controlli, anche con quello che fanno le donne quando sono gravide, l'ecografia. Il medico alla fine di tutti gli esami gli ha detto che non si vedeva più neanche la traccia dell'infarto, perché rimane nel codice genetico, sì, rimane anche nella pupilla. Qualora cessa nel codice genetico, scompare pure dalla pupilla, ma finché non scompare dal codice genetico, nella pupilla. Ecco perché l'iridologia ti può dire quando è avvenuto l'infarto, quanto tempo, o se tu non ce l'hai e stai per averlo, ti dirà pure che avrai un infarto, perché tutto viene segnato, perché già nel codice genetico si è aperta, diciamo così, quella tara, quella valvola che ti farà scattare l'infarto. Se tu cambi programma, come ha fatto lui, è scomparsa pure quella piaghetta, non so come la chiamano loro. Quindi a questo punto non mi dilungo con lui, perché un giorno di questi, se riesco a farlo venire, lo dirà direttamente questo vecchietto, che sì, cambiando il suo programma di vita ancora è vivo, dopo tutti quegli anni, non ha avuto più nessun problema al cuore. E allora, se tutti coloro che fanno delle terapie naturali, specialmente quelli che hanno il tumore al seno o tutti gli altri, qualora risulta ancora sia negli occhi che nel codice genetico, dovrebbero tirare molto a lungo, anche se sono guarite, per poter far scomparire quella tara, che se cambiando di nuovo programma di vita e ritornando al vecchio programma, la tara si rimetterà in movimento e la malattia diventerà peggio di prima. Quindi se uno ha un tumore regredito, diciamo così, e il nodulo è regredito e sta per scomparire e riprenderà una vita di dispersione di energia, una vita normale come faceva prima, ritornerà più forte, più e
è più atroce di prima. Quindi il problema sta a noi, come quel vecchietto che non volle morire e non morirà mai, morirà chissà quanti anni, perché ha deciso di vivere secondo natura. Cioè, sì, lui ha terreni, ha vigneti, ha alberi di frutta, si nutre di queste cose, della terra e tutto quanto, ma si nutre di informazione come io ho dato le informazioni. E continua, come continuano tanti altri, a fare una cosa del genere. Quindi si può guarire a questo punto anche da una tara ereditaria. Quindi diciamo che il nostro codice genetico fisico si può cambiare solo se riusciamo a cambiare anche a livello psichico. Perfetto, quindi... il nostro stile di vita. Vedi, io ho sempre detto questo. Quando io volevo morire, perché è stata così la mia malattia, la leucemia, io ho detto al mio DNA, che sarebbe Dio, a livello microcosmico, voglio morire. Lui mi ha preso in parola, ha chiamato l'RNA, che sarebbe il portatore, che è andato dai geni e gli ha detto: vedi che quel coglione di Salvatore Paladino vuole morire. I geni hanno chiuso botteghe e non hanno più creato proteine, sali, minerali, oligoelementi, enzimi e tutto quanto. È scattata subito la leucemia, entro un mese. Quando poi a Favignana sono capitate delle occasioni particolari che io ho dovuto curare per forza mentre stavo morendo, delle persone, una cieca che ha riacquistato la vista, una ragazzina che aveva la febbre a 40, la stavano assassinando i medici lì a Trapani, in un'ora di spugnature fredde d'argilla e un glicerino, non ha avuto più niente. Allora io ho capito che ero utile all'umanità e ho chiesto a Cristo se voleva mi prendeva, ma se voleva lasciarmi che io fosse utile. E quindi ho ridetto di nuovo al mio RNA: ehi, Dio, in quale io sono tuo figlio, non voglio più morire. Lui mi ha detto: qual è il problema? Non morirai. È andato di nuovo dall'RNA, che sarebbe il messaggero, come il Dio Padre Eterno dice al messaggero: vai dagli Elohim e digli che Dio vuole costruire un sistema planetario o una galassia. E così Dio vuole distruggere una galassia, e così Hermes, che è il messaggero, va a dire agli Elohim, che sono gli dei costruttori, quello che Dio vuole. E così il DNA che è Dio e il DNA che è Hermes, il messaggero, va a dire ai geni, che sono gli Elohim, i costruttori del nostro sistema microcosmico, che io, il coglione di Salvatore, non volevo morire più. Ho capito. E così è tutto quanto. Noi abbiamo parlato, tu hai parlato di malattie, ma in realtà chi sono? C'è qualcosa o qualcuno che porta queste malattie, queste pestilenze dai tempi passati fino ai giorni nostri? C'è qualcosa, qualcuno? Sì. E se io tu lo sai, chi sono? Se puoi dircelo. Posso fare delle spiegazioni? E nessuno mi può contraddire, perché sono così. Io un giorno sono andato alla biblioteca di Marsala e ho preso un libro intitolato Croniche di Villani, dove dentro quel libro c'era non tutto ma di tutto. Chiunque può andare in una biblioteca del proprio paese e cercare Croniche di Villani. Vedi, ogni volta che si vedevano c'è sole, sette lune, una cometa o altre cose, avvenivano pestilenze sulla terra, ma pestilenze di qualsiasi cosa. Sì, gli uomini li chiamavano presagi. Presagi, sì, ma avveniva la peste bubonica, sì. Le altre tipi di malattie, carestie, come la spagnola, sì, l'asiatica, cioè che uccidevano milioni di persone in tutta l'Europa e nel mondo. Cioè, per esempio, la Madonna si presentò a Maggiugovia, due deficienti bambini, quando erano, non lo so, deficienti, forse un po' medium, ma deficiente,
hanno detto che la Madonna diceva questo, questo, questo e questo. Ma signori miei, dopo pochi mesi o un anno neanche passato, l'ex Jugoslavia è andata distrutta. Massacri di tutti i generi. Si è divisa, tutte le, gli stati della Jugoslavia si sono divisi. Si sono massacrati, organi tolte, carne mangiata, umana. Si mangiava una carne umana perché non aveva più niente da mangiare. Le più grandi pestilenze sono avvenute lì. La peste a Milano, ai tempi del Manzoni lì di Renzi e Lucia. Tutte queste cose sono state segnate da avvistamenti di dischi volanti o da stelle, comete o da altre schifezze del genere. Quindi i primi a portare pestilenze e altre cose sono stati gli esseri extraterrestri, che non solo hanno portato per noi queste malattie attraverso questo virus e batteri che hanno buttato sulla Terra, ma hanno portato le loro malattie fisiche, tra quale il vampirismo, tra quale l'omosessualità, tra quale tante altre cose. Noi non dobbiamo dimenticare che ai giorni quasi nostri, ai tempi di Colombo, di Pizarro, di Gomez e di tutti gli altri figli di puttana che sono andati lì, hanno portato agli Azteca, gli Inca e Maya, non è che sono stati loro 400-300 uomini con quattro cavalli sparocchiate a distruggere un impero, sono state la peste che hanno portato loro, ci hanno portato il vaiolo. Quelli non erano abituati, sono morti a migliaia per non dire a milioni. Hanno portato la blenorragia, la sifilite, hanno portato la varicella, hanno portato tutte le malattie che avevamo noi in Europa e tra quali pure la peste. Ma non è finita lì. Vedi, chi ha memoria sa cosa facevano i gringos, i soldati in veste blu, gli americani, per poter distruggere e depredare i terreni degli indiani. Gli davano le coperte col vaiolo, gli davano la carne guasta, li uccidevano, uccidevano persone che erano pulite dentro e che queste malattie attaccavano subito perché non avevano un sistema immunitario potente per potersi difendere da queste cose. Non le avevano testate prima. Quindi l'Ebola, l'AIDS e tutte le altre malattie ai nostri giorni sono volute dalla Bayern e da tanti altri che creano le malattie e loro hanno gli antidoti. Come ogni anno vendono un sacco di vaccini, ma già sanno quanti milioni si ammaleranno e quanti vaccini già hanno fatto prima di ammalarsi le persone. Perché? Perché sanno loro quando ne moriranno. Certo. Quindi in questa maniera nascono le più grandi malattie. Sì. Ma nascendo queste grandi malattie, si ha anche una grande perdita di energia vitale. Sì. Come avviene questa cosa? È una conseguenza, giustamente, ma come avviene? Come avviene? Avviene tramite la paura, tramite lo scollegamento, non più il collegamento con se stesso, con l'interiore, con Dio interiore, col sistema immunitario. Vedi, io ho sempre detto che chiunque segue il Salvatore Paladino, per l'informazione che dà, anche se c'è la varicella, il vaiolo, l'ebola, l'AIDS e tutte le altre cose, non prenderanno mai le malattie se hanno un campo strutturatore di forma potentissimo dovuto ad un lungo digiuno e un cambiamento di programma di informazione alimentare. Questo è accaduto a me nel 1969 quando c'è stata la spaziale, e io solo all'ufficio postale di Aosta non mi sono ammalato perché avevo 60 giorni di digiuno senza mangiare e senza bere a 22 anni e sono stato l'unico immune da queste cose, mentre tutti gli altri ne sono morti, hanno preso un casino di cose, di medicine all'ospedale, hanno avuto un casino di problemi, e in Europa sono molte molte persone. Nel 1969 c'è stata la spaziale, chiunque lo può affermare. Nel novembre del 1969. Quindi dal tuo punto di vista dici che per evitare
la dispersione di energia vitale, si dovrebbe pensare a qualcosa di positivo. Nel senso che invece di andare a perdere tempo per tutte le stupidaggini dei bagliori del mondo, dovremmo pensare prima di tutto alla nostra guarigione e a mettere a sicuro il nostro sistema immunitario. Quindi non comunicare con gli altri per fesserie, soltanto nel bisogno necessario o del lavoro o della vita che, di cui tu hai bisogno di fare, di chiedere un qualcosa. E poi non disperdere l'energia e giornalmente, ti faccio un esempio. Sì. Io l'ho detto, lo ripeto e lo dirò ancora negli altri video, e cosa Filippo Maniscalco te ne può dare conferma, perché lui è stato uno di quelli che mi ha dato tutto il materiale occorrente per fare questa casa e mi ha detto fra 3 anni me lo paghi. Io non conoscevo Filippo, per la prima volta l'avevo visto e lui mi ha dato tutto il suo cuore, mi ha aperto. Perché? Perché io avevo creato a livello eterico, avevo creato questa casa. Quando è stata creata a livello eterico, mentalmente, di cui io pregavo ogni giorno, camminavo attorno alla, diciamo così, alla mappa che io avevo fatto della casa, e tutte le porte si sono aperte, Francesco. Sì. Quindi quella casa è stata costruita con gli aiuti di tutti. Io non ho fatto, diciamo così, non sono andato in banca a prendere dei soldi. Tutti mi hanno detto poi mi paghi, poi mi paghi, poi mi paghi. Io ho pagato tutto a tutti senza, diciamo così, pagare i soldi per le banche. Io ho speso poco e niente per fare una casa del genere. Quando ora è valutata 200.000 euro, allora io l'ho fatto con 25.000 lire, cioè con 12.000 euro e mezzo. Quindi diciamo che la nostra dimensione fisica, dove viviamo, si basa fondamentalmente sul dare e ricevere. Bravissimo, sul dare e ricevere. Tu non puoi dare un qualcosa se non la ricevi, o non puoi ricevere qualcosa se non la dai. È una legge universale, come la legge universale è ad ogni azione una reazione uguale e contraria, inevitabilmente. E quindi per guarire ci vuole la malattia, e se uno è malato automaticamente deve guarire. Una sorta di un grande equilibrio. Sì, esattamente. Quindi è come il bene e il male. Tu vuoi guarire? Non pensare più a disperdere energia. Interiorizza per tanto tempo finché tu guarisci, perché poi quel tempo ti sarà ripagato nel benessere e nell'ungaggine della vita. Vivrai più a lungo. Certo. Mia nonna l'ha fatto, 102 anni è campata. I miei zii l'hanno fatto, mio padre è 99 anni. Perfetto. Va bene. Grazie Salvatore, al prossimo video.